questo bambino ha una struttura cerebrale davvero peculiare. È un nuovo tipo di intelligenza. Tutti vogliamo scoprire cosa pensano, provano le altre persone. La sincronizzazione cerebrale sottintende l'accesso ai ricordi o ai pensieri? Perché dovremmo farlo? Vuole hackerare il cervello umano. Mostrami quello che sai. Trova nostro figlio. Credo di aver visto qualcosa. Informo che lei è ancora sospettato di omicidio. C'è un groviglio di innumerevoli ricordi diversi nella mia mente e non riesco a distinguerli. C'era qualcosa di strano nella morte di tuo figlio. I ricordi di Junki sono stati trasferiti nel tuo cervello. I ricordi a cui ho avuto accesso sembravano sogni. La mia mente è nel caos.